Amici, buongiorno. Oggi il turista si trova qui nel centro di Torino, vicino a Piazza Statuto. Siamo al ristorante Al Principe, il principe del mare proprio. E qui con me c'è un carissimo amico che ritrovo con vero piacere, Michele Pascale. Ciao, ciao Michele, che piacere ciao. Vederti. Piacere tutto mio. Grazie di essere venuta e oggi ti ho preparato un gambero rosso di Sicilia con il melograno e un olio dolcissimo del lago di Garda. So che sei amante dei crostacei, ho seguito con degli scampetti nostrani e ho messo un fior d'olio abruzzese. Sì. E poi per stare sempre in tema, ieri ho marinato questo salmone selvatico e l'ho abbinato su del frutto della passione e un olio umbro. Io so che tu sei particolare, soprattutto nell'uso dell'olio. Sì. Gli oli sono tutti buoni, sì. E tante regioni d'Italia ci danno degli oli soddisfacenti e buoni. È molto importante abbinare un olio alla materia prima. Passiamo ai primi. Ecco, gli stessi gamberi che hai pulito prima, ho preso quelli più grossi e li ho saltati con due gnocchetti fatti stamattina con pomodoro fresco, basilico e zafferano. Siamo sì a gennaio, ma visto che le giornate sono belle, questo è un piatto un po' primaverile. Bene. Il secondo invece, per stare nella cucina mediterranea, che io amo, non poteva mancare un tonno rosso di Sicilia, che l'ho scottato alla griglia facendo uno chateaubriand e ho abbinato una salsa di acciughe di sciacca con del prezzemolo tritato. Perfetto. Al profumo di aglio, perché solo l'aglio a profumare l'olio. Ma vogliamo fare un brindisi a tutto questo? Ma perché no? Poi dai, assaggeremo i tuoi piatti. Ma adesso, anche. Adesso ci mettiamo con le forchette e faremo del nostro meglio. Sì. Allora, Michele, facciamo un brindisi a noi, al ristorante, alla tua, diciamo, carriera in cucina, ai telespettatori e a Gusto Channel. Grazie. A voi tutti. A voi tutti. Buona serata.